Salve a tutti signori, quest'oggi siamo qui per la review di due tablet in uno. Dragon Touch K10 e Dragon Touch Max 10, due tablet che come prezzo si assomigliano, come specifiche no, in realtà uno è meglio dell'altro, poi vi farò vedere quale. E sono dei tablet che in realtà credevo molto peggio, nel senso, non so voi, ma io ho sempre avuto una pessima opinione di quello che è o di quello che sono in generale i tablet Android. Voglio dire, a parte i top di gamma, i Tab S e poco altro, credo, quello che sta sotto è abbastanza una schifezza. Poi Android sul tablet, anche lì, tutto da vedere. C'è Samsung che magari ti personalizza l'interfaccia, ti fa tutto carino per la penna, e poi c'è Android Stock che, diciamo, non è proprio il massimo della vita. Infatti, se guardate su questo bellissimo K10, sembra tipo un telefono, no? Cioè, tirate giù la tendina e viene giù dal centro, in enorme. Ma il concetto di un tablet non è vedere le cose in maniera enorme. Sarebbe vedere più cose, teoricamente. Poi dipende per cosa lo comprate. Il problema è che qui abbiamo un 10 pollici in 720p, quindi i DPI sono quello che sono. Non è che si noti particolarmente, anzi ne trae vantaggio il processore quad-core sconosciuto che riesce a far funzionare tutto molto fluidamente, quindi per giochini, navigazioni, YouTube, cagate, questo è top. Telecamere non le commento, batteria ottima, in entrambi dura quasi 2 giorni, quindi siamo veramente al top, sarà anche a causa, sinceramente, e probabilmente per il processore molto scarso come prestazioni, molto scarso. In realtà da vedere, perché poi dipende cosa deve fare questo tablet. Di certo non ci mettiamo a fare chissà che giochi o far girare che applicazioni. E poi il problema è che se siete abituati alla fluidità di un telefono dei giorni nostri, anche uno da 150 euro, qui dovrete un po' scendere a compromessi. Comunque il display non è male. Per essere comunque così scarso, diciamo che in entrambi, Dragon Touch penso anche in generale perché fa anche altri tablet, punti molto sulla bellezza dello schermo e hanno ragionissima perché forse è la prima e non dico unica cosa che si vede su un tablet, ma indubbiamente la prima e diretta è il display. Se il display è bello, il tablet comincia molto bene. Memoria 32 GB, memoria RAM da 2 GB, vabbè, lì siamo un po' indietro. Telecamere ovviamente incommentabili, a parte quella frontale, un po' insomma per dei FaceTime e quelle robe lì. Scocca in plastica, bilanciamento si poteva fare di meglio, mettiamola così. C'è questa cosa qua del vanetto di plastica che per mettere la micro SD, che veramente no, non lo so, c'è un pezzo che mi viene via del tablet. Questo onestamente potevano anche risparmiarselo, mettere semplicemente un inserimento a molla così. Abbiamo, vabbè, tasto di accensione, reset, volume, abbiamo il jack su tutti e due e nient'altro, insomma, le casse sono quello che sono, giusto per ascoltare i video di YouTube. Ma ora veniamo al pezzo forte, perché questo tablet che è appena passato l'avrei visto molto bene sui tipo i 90 euro. Modesto, cavolo, sotto i 100 euro non si può pretendere niente. Sicuramente ottima scelta. Peccato che costi 130 e questo qui invece costi 150. E ora vi faccio vedere quanto questo in realtà vale i soldi. Perché parlando del Max 10 in questo caso, il display è un 1080p da 10 pollici. Secondo me siamo già su un altro pianeta, cioè si nota subito che qui la qualità è un'altra cosa. Leggere pagine web, vedere film, vedere video è un'altra cosa. È molto più bello vederli qui. Quindi questo fa molto più la sua funzione di tablet. In realtà, poi è una cosa strana perché entrambi hanno Android Pie 9.0, però questo è molto più adatto all'essere un tablet. Vedete che ha tutte le animazioni, quelle corrette da tablet. Poi i due hanno un launcher diverso, quindi non capisco la coerenza. Anche la posizione dei tasti è diversa. Qui non ho capito perché. In ogni caso, questo è il loro tablet di punta e si vede. Il processore è un octa-core, anche qui sconosciuto. Direi comunque che consuma poco, perché anche questo fa 2 giorni di utilizzo pieno. È bilanciato leggermente meglio, comunque si sente un tablet abbastanza spesso, penso che faccia anche 9 mm, però per la durata di batteria che ha direi che ne vale la pena. Molto più fluido questo qui, anzi, togliamo il modo, è più fluido questo qui, indubbiamente. L'ho usato per una settimana e ovviamente sono abituato alla fluidità del telefono, quindi questo comunque si nota che è un po' arranca, però insomma, apertura, chiusura, 3 giga di RAM, qualcosina ci sta senza impazzire. Direi un tablet onestissimo. Ripeto, parte fighissima il display, perché poi alla fine un tablet la maggior parte del tempo
Più che per arrivare a un'app e premerci sopra, io direi che in realtà deve far vedere bene i contenuti. Questa è la verità. Cercare di non bloccarsi, avere una buona batteria, e questo direi che è il minimo per un tablet. Robe come la fotocamera, neanche la commento. Sì, qui sarà un po' meglio di quella, 8 megapixel, quel che l'è, ma ti serve, ma forse proprio al limite per fare le videochiamate, perché quella posteriore io non ne trovo proprio un utilizzo. Non è un prodotto questo che porterei in giro, anche perché per la qualità costruttiva che ha, probabilmente si sfrisa molto in presa, quindi io lascerei perdere, insomma, il trasporto di un dispositivo del genere. È un tablet da casa, è un tablet da gioconi a casa, da video, da robe così, da film, da navigazione, da magari metterselo lì perché c'è una ricetta, perché c'è una spiegazione, ecco, e vederla bene. Questo fa questo tablet. L'audio è meglio, in questo caso viene fuori da sotto, non è spettacolare. Sarò sincero, non è neanche stereo, credo, penso sia direttamente mono. Anche qua se ne vedono due, ma che okay, la sensazione è quella che esca tutto dallo stesso foro in realtà. Ecco, qui c'è la Type-C, che è già un po' meglio, però non si sono liberati dell'odiosissimo slot qui plasticato per espandere i soliti 32 giga di memoria. E qui, vabbè, insomma, questo dopo tutto si doveva risparmiare da qualche parte. Che posso dire? I tablet mi sono piaciuti sicuramente di più il Max 10, che come vedete però esteticamente sono identici, quindi un look abbastanza standard. I bordi, anche quelli, ora sto notando che questo forse è un pelino più largo, questo è un po' più carino come bordi, però il concetto più che altro è che il Max 10 è il tablet da comprare. Me li hanno spediti entrambi, ho voluto provarli entrambi, mi sembra giusto anche questo, però se posso dare un suggerimento al Dragon Touch, io il K10 lo metterei sotto i 100 euro perché avrebbe un mercato molto più importante che non fa 150. Poi, guardando su internet, su 150 euro più o meno vi forniscono tutti lo stesso hardware, un po' sono misteriosi sul da farsi, software non possono fare altro che mettere Android Stock, che almeno vada fluido. E più che altro la differenza la fa il display. Di questo vi posso assicurare che non ve ne pentirete di sicuro. Detto questo, signori, è stata una grandissima review e vi saluto.